Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi video particolare perché andiamo a vedere un'anteprima di un titolo che uscirà il prossimo mese, intorno all'8 di febbraio, ed è Holy Holy World, un titolo molto particolare che sicuramente molti di voi già conoscono, perché questo qui, anche se non ha una numerazione, è il terzo capitolo della serie di Holy Holy World, per l'appunto un gioco dedicato agli skate, come detto molto molto particolare, che oggi andremo a vedere in anteprima con un video dedicato. Voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare questi video anche di esplorazione. Ma prima di partire vi faccio vedere una piccola cosa, perché mi hanno inviato anche un kit, diciamo un press kit, che adesso vi faccio vedere cosa contiene. Ci sono degli adesivi dedicati al gioco, una maglietta tra l'altro fighissima, non solo per quello che c'è avanti ma anche per il disegno dietro, un posterone a doppia faccia, non so cosa si riesca a vedere perché naturalmente ho il faro acceso per la registrazione, quindi si vede non tantissimo. Ma voi mi raccomando seguitemi su Instagram, perché lì sicuramente ve li ho fatti vedere meglio, magari con una stories. E dulcis in fundo, una tavola da skate brandizzata per il titolo. Anche questa sicuramente su Instagram ve l'avrò fatta vedere un pochino meglio, perché qua non si vede tantissimo con il riflesso. Una figata. Ebbene, spippolate queste cose, direi che possiamo andare a provare il titolo. Lo provo con voi per la prima volta. This is Radlandia, the ultimate skate utopia. An island where even the trees are skateable. Legend has it that Radlandia was created by five immortal skate gods. These celestial skatriarchs carved the mountains, grinded the deserts, and kickflipped the beaches, forming five mighty districts. One area each to represent their own versions of skate paradise. When the skate gods' work was done, they pulled the biggest airs and ascended to Nirvana. Here they waited for a skater who could master each of their five skills with a steeze that is true and a style that is both sick and gnar. Eventually, a skater was appointed as their representative in Radlandia. A skate wizard, a master of the four-wheeled stunt wood. The job of a skate wizard is paramount to Radlandia. They must maintain balance between Nirvana above and the spirit of skateboarding in Radlandia itself. But skate wizards are a rare thing. Maybe once in a generation? The current skate wizard, Chiffon, now approaching retirement, is on a search to find her replacement. E dovremmo essere noi? Impress the gods and keep Radlandia balanced like a skater on a board. And so, with the help of her crew, Mike, Suze, and a man that everyone just calls Dad, Chiffon is running tryouts for the next skate wizard. Siamo qui apposta. Beh sì, no? Forza di cose. Perfetto, quindi partiamo con la personalizzazione del nostro soggettone. Andiamo a vedere il capoccione. Allora, è uscito il nostro personaggio, abbiamo modificato un po' di cose, qua i grab, varie cose eventuali, però vediamo un pochino anche, questo ce lo vediamo con calma e circospezione, guarda com'è sportiveggiante. La tavola così ci può stare, secondo me, un po' colorata, un po'... Vediamo poi barrette che ci possono star bene, forse anche... Ma sì, ci stanno così... Ruote possiamo metterle randomiche. Guarda così, guarda che tipo figo, eh? Ma che ne sapete? A posto così, a posto così. Sì, direi che possiamo partire. Allora, praticamente eccoci. Guarda come siamo stilosi. Allora, sostanzialmente, ragazzi, c'è un mondo creato dagli dei dello skate con quattro regioni che compongono tutto il mondo di gioco, e ci sono vari
A posto, allora, sei il nostro skater finale per il provino di oggi. Vediamo. Sai come spinge? Spingere? No, spiegamelo, perché siamo, non siamo pratici. Vediamo queste prime fasi. È facile, ti spiegherò tutto. Per spingere salta sulla tavola e usa il piede per darti lo slancio in avanti, o come lo chiamo io, premi X. Bravo. Spingere andrai più veloce. Ok, andiamo come il vento? Va bene, questo si può fare. Spingi quei volti per completare il livello. Ah, facciamo proprio... Poi vedremo, appunto, vedrete anche lo stile. Va bene. E ah, possiamo anche fare in questo modo. Vai, bravi tutti. È molto stiloso il gioco, eh. Wow, spingi come un vero pro. Prendi questi Kicker Crab Salti, una ricompensa per aver passato questa parte. Il provino è il presentimento che tu abbia il potenziale per diventare il nuovo mago dello skate. Ma vedremo. Questa volta sento che ci siamo. Sì, ma non distrugga il suo skate. Sfona ha detto che la stessa cosa per gli ultimi skater. Vabbè, vediamo cos'altro sai fare. Allora, spingendo puoi mantenere la tua velocità. Spingi 5 volte per completare. Ok, questo l'abbiamo fatto però. Vediamo. Allora, questo è il primo che abbiamo completato. Personalizzazione, cosa ci fa cambiare? Ok, solo questo. Ma qualora io volessi... Vabbè, poi andiamo a vedere un attimo. Intanto facciamo i trick di base. Vediamo le prime fasi, insomma, per spippolare un pochino. Poi se vi può garbare fatemi sapere, magari un pochino in live. Lo possiamo vedere o anche sul secondo canale, non lo so, ditemi voi. Sappiamo che spingi alla grande, ma come te la cavi con i trick? Insegnami, perché insomma. Allora, sono la base di ogni nostra mossa. Già, puoi usare i trick per superare eventuali spazi vuoti ed evitare gli ostacoli. Ci vediamo fra 5 trick. Allora, L e poi lascialo per fare cose. Va bene. Allora, quindi spam, spam, spam. Possiamo anche tenerci belli carichi. Ci spingiamo, tricchettiamo. Ok. Tra l'altro vedete il... al momento siamo ancora appunto nella fase tutorial, però vedete già esteticamente come... particolare, molto stiloso, come detto. Non so se voi avete giocato i vecchi Holy Holy World, Holy Holy più che altro, non erano World ma erano con i numeri. Gran controlli e grandi Holy. Andiamo sul lungomare della grande distesa. E naturalmente le 5 zone sono diverse anche esteticamente. Ora puoi sicuramente affrontare le sfide di Mike. Oh, ora sì che si ragione, Mike il tosto. Le sfide di Mike possono essere pericolose, meglio se indossi questo casco salti. Casco. Allora, vabbè, no, questo è quello che abbiamo completato, va benissimo. Vediamo un pochino di arrivare al prossimo, grandi distese. Perfetto, io, dimmi caro, parlami, vai, veniamo al sodo. È il momento delle sfide di Mike. Non devi farle per forza, ma le sfide aumentano la tua tostaggine. Scopri la lista delle mie sfide premendo start in qualsiasi momento. E se dovessi fallire, nessun problema. Abbiamo un'altra piccola sorpresa. La nostra maga dello skate, io la chiamo Chiffon. Va bene, uno Chiffon. Ti farà incominciare. Puoi scommetterci, sarà come un checkpoint magico lungo il percorso se ne avrai bisogno. Allora, info graduatorie, va bene, fai 4 trick differenti, evita di far scoppiare le balene gonfiabili, fai 12 spinte o più. Vabbè, 4 trick differenti però, li sappiamo fare i trick differenti, non credo, non dobbiamo far scoppiare le balene, ecco tipo. Quindi immagino che dobbiamo saltarle. Bravi tutti. Ah, ma c'è il sound anche al pad. Patapim. Fai 12 spinte o più. L'abbiamo completato, credo. Però non abbiamo fatto i trick differenti. Eventualmente. Che spettacolo per i miei occhi. Con fiocchi e controfiocchi. Controfiocchi. Madonna, questo è incazzoso. Vabbè, qualcosa l'abbiamo fatto. Fai 4 trick differenti. Evita di far scoppiare le balene. Vabbè, una l'abbiamo beccata. E, vabbè, immagino che poi comunque ci vada a far vedere un pochino gli altri trick, in modo tale da poterli fare, ripetere magari le sfide per essere un po' più prepotenti. Scusi un attimo, ma io eventualmente tra la personalizzazione posso togliere la musica? Perché ho la sensazione che sia coperta da copyright. Quindi se mi dovesse
un attimino dare delle problematiche per il gioco, per il video, cosa che sicuramente accadrà, perché secondo me c'è il copyright. Vabbè, poi vediamo, signori. Se state sentendo l'audio non ci sono stati problemi, se non lo state sentendo ci sono stati problemi. Abbiamo valutato molti candidati, ma nessuno ha mostrato un simile talento naturale. Aspetta, sai cos'è un mago dello skate, giusto? No, non ne abbiamo idea minima. In realtà non ne sono sicuro nemmeno io, ma non osavo chiederlo. La nostra Kifon è la maga dello skate di Radlandia. Come suoi più cari amici e rinomati esperti di skate, ci siamo riuniti per trovare la nuova promessa. I maghi dello skate sono coloro che raggiungono l'essenza dello skate del Nirvana. Rappresentano una linea di comunicazione tra le divinità e gli umani. Come un telefono? O un fax? Vabbè, più come una specie di sciamano spirituale dello skate che sia un tutt'uno con lo skate e amico fidato delle cinque onnipotenti divinità dello skate. Ma Chief, perché dobbiamo trovare un rimpiazzo? Non ti piace più essere la maga dello skate? C'ha una certa età, credo. Sì, è una forza, ma sto pensando di ritirarmi. Beh, ora basta chiacchiere, andiamo a fare skate. Beh, direi di sì, eh. Allora, il prossimo, completa il livello, completa senza usare il checkpoint. Fai tre trick differenti, raccogli la stella marina, supera tre banane gonfiabili con dei kickflip. Ma io ancora non so fare cose, comunque va bene. Allora, momento, momento, perché qua sto ritentando, perché sto... Volevo provare a beccare tutto, ma credo che la stella marina non riusciamo, eh. Attento alle banane, questo opiamo, il checkpoint va bene. Poi tricchiamo, attenzione. Tacking la... no, porco due. Quello era da evitare, attenzione. Vabbè, ormai abbiamo fatto un po' di danni. Un po' di trick, vabbè, li abbiamo fatti però. Ragazzi, abbiamo trovato il prossimo mago dello skate, ne sono sicuro. Vabbè, naturalmente qua va provato secondo me anche più volte per prendere tutti gli obiettivi, perché altrimenti non... non si riesce a prendere tutto. Fai tre trick, vedi, raccogli la stella, supera le tre banane gonfiabili con dei kickflip. Ah, ok, vabbè, io l'ho fatta esplodere male, quindi... Va bene, andiamo al prossimo, via della spiaggia. Dai, facciamocene un altro, signori. Siamo un po' in spiaggia, per fare qualche altro tricchino. Nel caso di presentarsi, tutti unire la nostra crew, va bene. Molto piacere, tutti mi chiamano Dad. Sono soprannome, non è davvero nostro padre. Confermo, ho preso il nome da mio padre. Ma come, ti darò un sacco di roba fantastica nel mio negozio di skate, va bene. Suits, va bene. Riprende con la videocamera. A posto. Questa roba per te è Mike. No, Mike ci sta simpatico, l'avevamo visto. Sì, lei è la maga dello skate, va bene. Con la tua storia, come hai iniziato a fare skate? Ci siamo ritrovati qui per sbaglio. Allora, completa il livello. Allora, l'obiettivo principale è quello lì. Completa il livello e completa senza usare i checkpoint. Poi, sfida di Mike è quella di finire senza schiantarsi, superare tre capanne della spiaggia con degli hell flip. Evita tutte le banane. Gli hell flip non... io non so come si fanno. Penso che ci debbano... Ok. Stiamo a rischiare, Questo opiamo il checkpoint. Aia, crisantemo, niente, là dovevamo saltare. Allora, un momento, perché qua dobbiamo tricheggiare per bene, eh. No, non va bene, devo un attimino far pratica con il luogo. Vai, prendi un po' di velocità, attenzione alle scale che c'è tanta cosa che... Ci sono tante cose che ti fanno malissimo in questa... Un po' di velocità, un po' di... No, vedi, lo vedi l'imbecille che non salta e niente. A posto, si è preso una scalinata sui denti. È complicato, signori, non è mica semplice. Guardalo lì, pam, pam, velocità, velocità, bravi tutti, bravi tutti. Bravi tutti, rimani così concentrato, bravo. E là. No, un po' più di velocità perché sennò... Madonna la banana. Madonna mia, i rischi. Madonna la scalinata. Madonna mia. No, oddio, i rischi. Bravi tutti. No, però abbiamo fatto un po' di danni, abbiamo fatto un po' di danni. Non ci è riuscita bene la situazione. Abbiamo dimostrato che siamo bravi. A posto così. Ok. Potresti fare dell'Olimpo di Maghe. Ma insomma, molta pratica, eh. Però dai, ci hanno preso a bordo, quindi già. Un gelato? Ma va bene, stiamo a gennaio, ma va bene uguale.
Allora, completa senza usare checkpoint. No, purtroppo non ce l'ho fatta. È da rifare, è da rifare se vogliamo andare proprio a perfezionare la tecnica. Io direi di farcene un'altra. Tutorial grid. Vabbè, questi sono ancora le fasi di tutorial, però ci stanno sostanzialmente, perché insomma lo sto giocando per la prima volta insieme a voi, quindi. Vi garba, che dite? È abbastanza triccante, triggeroso, non so. Tu spiegaci. E se vi può garbare magari quando uscirà a fare qualche, pure qualche live, secondo me ci può stare. No? Ditemi voi, ditemi voi. Vai. Allora, facciamo così, poi segui il trick, tieni premuto, continua a tenere premuto e rilascia. Allora, proviamo, così, poi teniamo premuto e rilasciamo. Bravi tutti. Attenzione. Ah no, non l'ho. Aspetta. Niente, qua l'ho lisciato male. Bravi tutti. Pam. Vabbè, signori. Ma guarda come ti grindo. Ti grindo tutto. Yeah. Sì, bisogna pure farlo con le tempistiche giuste, perché sennò, vedi, mo era troppo presto. Buono. Bravi tutti. Allora, il grind c'è riuscito, Mo, a parte... Hai visto? Ma vediamo cosa riesce a fare uno scenario più reale. Esatto, quindi adesso ci fanno fare del male. Tutorial completato, ma adesso lo mettiamo in pratica per spezzarci le tibie. E... tutorial combo. Vabbè. Ci sta come cosa, no? Ci sta combinare più grind è il massimo. Dimmi di più, vai. Combo. Te la cavi niente male nelle combo, sus. Ho imparato dalla migliore, ovvero me stessa. Niente, con quale modestia. Pratica, devi continuare a provarci finché non farai delle combo da veri pro. Piano, piano, va. Quanti skate distrugge quello? Va bene. 5 volte Mike farà la sua danza della felicità, una roba del genere. Vabbè, ci proviamo, facciamo... Ah, dobbiamo saltare sul successivo. Mica è facile però, Allora, dobbiamo saltare proprio... Al momento giusto. Al momento. Eh no, vabbè, qua non era fattibile. Penso che. No! Ho sbagliato tantissimo e niente. Là me lo so saltato. Non ho saltato al momento giusto. Quindi non credo che. Cioè, no che non ho saltato al momento giusto. Bisogna premere quello per abbassare lo skate. Prima di skipparlo. Nel senso che se. Te lo salti. Bravi tutti però, Yeah. Certo, più lo premi all'ultimo momento e meglio è, perché fai il perfect, eccetera, eccetera. Così è un po'... Proviamoci, cerchiamo. Ok, bravo, bravo. Allora, e questo è fatto. Bravi tutti. E... poi si prosegue via dei materassini. Andiamo in via dei materassini. Proviamo. Testiamo. Dai, facciamo qualcos'altro. Ora della sfida. Mike, sai che adoro le sfide. Potresti annunciare senza gridare ogni singola volta. Posso sussurrare silenziosamente tra me e me. Concesso. Vabbè. Allora, completa il livello, completa senza usare i checkpoint, fai una combo da oltre 13.000 punti, fai 4 grind differenti, raccogli 5 stelle marine. Ma come faccio a fare i grind differenti? Cioè, se le combo sono quelle... Ah, posso... Ok, vabbè, riparti. Non dobbiamo per forza premere il tasto verso il basso, ma anche verso l'alto. E là! Bravi tutti! Aspetta. Ok, va bene. Quindi adesso magari facciamo quello verso il basso. Il basso. Di nuovo. Tacco punta. Attenzione alle stelle marine. Attenzione anche agli ostacoli, signori. Non credo che andremo a farcela senza i checkpoint qui, Possiamo fare anche da qui. Perfetto. No! Perché se quando uno vuole combinare troppe cose, poi succede un macello. Niente, vabbè, non ce la faremo mai, nel senso se... Perché bisogna ricordarsi di...
di fare la combo diverse, cose diverse, che poi in realtà non è necessario fare per forza combo diverse. La cosa migliore è quella di non schiantarsi male. Ma noi la stella marina l'abbiamo presa. Non so se ce la conta, ma noi l'abbiamo fatta. No, non ce la conta. No, vabbè, sta pagato. Aspetta. No, la voglio rifare. No, queste le dobbiamo via tutte, signore. Non ce ne andiamo da qua fin quando non le prendiamo tutte. E niente. No, io le do via tutte. Tanto ormai il checkpoint l'abbiamo utilizzato, quindi chi se ne frega. No! Allora, facciamo i trick normali senza complicarci troppo la cosa, la vita. Bravi tutti! Vabbè, dai, almeno una cosa la potevamo fare. Ormai i checkpoint ce li eravamo giocati malissimo. Quindi, almeno quello. Vai, la gelateria. Vabbè, ma andate alla gelateria. Io voglio vedere un attimino. Allora, accogli le 5 stelle marine, fai 4 grandi differenti. Non l'abbiamo fatto? Con quale tristezza? E completa senza usare checkpoint. Vabbè, l'obiettivo non è stato preso propriamente in pieno, però comunque. Io, signori, in questo gioco ci vedo del potenziale, soprattutto per le sfide, per la bestemmiosità anche di alcuni livelli, per come ci faremo male sullo skate. Insomma, fatemi sapere la vostra se vi garberebbe vedere qualcos'altro. Vedete, quelli con la stella penso che siano quelli completati un po' di più, un po' di meno. Non ne ho la più pallida idea. A livello completato, vabbè, questi sono i tutorial in realtà. Poi questi sono quelli che dobbiamo rifare in modo un po' più sportiveggiante. Insomma, ragazzi, questa era l'anteprima di Holy Holy World. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Come detto, lasciate like e condividete anche per questi video esplorativi. E poi ditemi se volete vedere qualcosa qui sul canale, in live, sull'altro sito per le live. Mi raccomando, seguitemi anche lì, sul secondo canale, eccetera. Insomma, ditemi Vobis. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.